Otè Villa Malaspina, benvenuti. Benvenuti al Villa Malaspina. Architetto, lei ha salvato dal degrado una dimora storica e oggi Villa Malaspina è un albergo di charme, un centro wellness, un posto dove la gente viene per stare bene, per essere coccolata, e poi c'è una cucina straordinaria con un giovane chef che fa dei piatti di alta cucina, ma un'alta cucina che non spaventa. Com'è nata questa storia d'amore fra lei e la villa? Allora, io sono originario di questa frazione che è Azzano di Casteldazzano. L'unico elemento, essendo architetto, essendo un po' appassionato del restauro, del recupero, cioè non credo, io trovo sempre un collegamento fra il presente e il passato, non c'è niente da fare, è una cosa naturale e mi sto dedicando a queste cose. E qui a Casteldazzano, ad Azzano, parliamo di Azzano, l'unica cosa che c'era di decente, due cose decenti. Una era la chiesa, che qualcuno l'ha demolita per fare una strada, e questa villa che ha una storia bellissima, particolare, perché non è una villa piantata lì, nata perché uno aveva i soldi, ma è cresciuta con l'ambiente. E per noi è sempre stata un punto di riferimento, un punto... diciamo così, insomma, c'è sempre stata gente abbastanza, e questo ci ha portato che cosa? Mi ha portato perlomeno a dire: beh, cerco di fare una cosa, di utilizzare al meglio questa struttura. E lì è nato un impegno enorme, perché la struttura era piccolina, lo spazio disponibile era piccolo, e noi abbiamo dovuto inventarci come fare. Oltretutto un elemento fondamentale era questo, che tutto l'edificato, in modo particolare tutte le superfettazioni del Novecento, erano a ridosso della strada, era proprio una cosa orribile da vedere. Quindi ho spostato, ho dato spazio, è stato un bel impegno. Comunque diciamo che alla fine questo tipo di intervento si è rivelato il più idoneo, perché cosa potevo fare? Degli appartamenti di abitazione, potevo fare altre cose. Una struttura di interesse collettivo che ha dato lustro, se vogliamo così, al mio paese, cioè alla mia frazione, chiamiamola frazione. Oggi Villa Malaspina è un hotel di grande fascino. Cosa dice a quelli che ancora non vi conoscono e che magari vorrebbero fare un giro dalle parti di Verona a conoscere questo bellissimo territorio? Ma io dico che Verona è una posizione stupenda, perché ha vicinissimo il lago, ha le montagne, ha anche la campagna, che perché per me la campagna è molto bella. E se uno viene qui
trova un ambiente, mi sembra di aver creato, poi dopo sono gli altri che lo giudicano, ma ho visto finora da chi è sfruttato, trova un ambiente un po' particolare, un ambiente diverso, non so, vedo un certo interesse, ecco, diciamolo così, non voglio dare lodi a nessuno, eccetera, eccetera, però vedo che la gente, per esempio questa sala che siamo qui dentro noi adesso, chi viene dentro ha delle caratteristiche, dice, ma come, avete tirato fuori questo, avete fatto questo, cioè, secondo me, pur avendo poco spazio a disposizione, avendo dovuto fare adesso dei dehors per avere delle sale in più, per non rovinare quel dehors, per non rovinare, diciamo, la struttura della villa, abbiamo creato un qualcosa di utile, insomma, qualcosa di interessante e che sia alla fine produttivo, perché se una cosa non è produttiva, alla fine va a distruzione, non ha un avvenire, insomma. Nei grandi alberghi c'è anche il sommelier, qui siamo in un territorio con vini immensi, a cominciare dall'Amarone e non solo, e voi avete una cantina importante. Abbiamo una cantina, come dice lei, che molto predilige i vini locali, avvantaggiati da un territorio fantastico che ci dà dei vini veramente unici. Diciamo che chiaramente la nostra cantina predilige quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, ma guarda anche al resto d'Italia, chiaramente. Con una clientela internazionale dobbiamo anche avere delle etichette che rappresentano, oltre il territorio, questa grande, immensa terra che abbiamo, che ci offre questi vini fantastici. Quali sono i vini più richiesti all'estero? All'estero diciamo che prediligono, nonostante, i vini del territorio, quindi il Soave, nelle versioni superiore o classico, al nostro Valpolicella nella versione classica superiore, fino a diventare al grande cavallo di battaglia che è il nostro Amarone, e chiaramente ai vini dolci, quindi non possiamo non citare il Recioto di Soave e il Recioto di Valpolicella, che sono i nostri, diciamo, vini passiti d'eccellenza. Flavio, un executive chef giovane che fa cucina del territorio, innamorato pazzo della buona materia prima, alta cucina o cosa? Beh, da una parte ha detto già qualcosa lei, nel senso che la cosa che si predilige è il prodotto di qualità, il prodotto del territorio, che poi si va senza troppe stravolgimenti a proporre nei nostri piatti. Cerchiamo di proporre piatti sia tipici che comunque della tradizione anche italiana, preparati con un po' di cura, cercando di esaltare proprio i sapori primari, che sono i più importanti quando si ha una materia prima di qualità. Grandi vini, grandi piatti, cosa abbiamo mangiato questa sera? Ora abbiamo come antipasto delle insalatine di mare con delle capesante, degli scampi, tutti ovviamente prodotti freschissimi, tutti prodotti del territorio del Veneto e nazionali ovviamente per quanto riguarda i crostacei. Come primi abbiamo un piatto nazionale, non proprio Veneto ma della tradizione campana, abbiamo della calamarata di Gragnano, di grano duro, con dei calamari, dei pomodori confit e della scorzetta di limone. Questo piatto qua è dei nostri piatti forte, soprattutto per quanto riguarda la carta estiva. Rappresenta un po' un attimino quella che è la filosofia di cucina del nostro chef. Abbiamo poi risotto mantecato di vielone nano con dei scampi e dei porri. A seguire abbiamo dello chateaubriand di pesce spada con della caponata. Dopodiché concludiamo in bellezza con mille foglie, sempre della tradizione veneta, con della crema chantilly e delle scaglie di cioccolato.
Benvenuti al Villa Malaspina. Francesca, Villa Malaspina dal 2005 è un punto di riferimento del territorio. Cosa c'è qui dentro? Allora, questo scrigno di delizie. Allora, direi che la cosa principale che per noi è importante è l'accoglienza, prima di tutto. Accoglienza che diciamo viene in parte dalla villa, perché la villa è sicuramente un ambiente molto caldo, molto accogliente. Nel recupero appunto di tutto quello che era in origine la villa si è cercato proprio di mantenere questa caratteristica, un ambiente caldo, un ambiente accogliente, che viene ovviamente completato dall'accoglienza che il nostro personale dà a tutta la nostra clientela. Clientela che è una clientela sia di tipo turistico, quindi che viene qui per le vacanze e che quindi deve trovare un ambiente, diciamo, sicuramente consono insomma al loro stato mentale, al loro stato psicologico di vacanza e di relax. E in modo particolare anche la nostra clientela business, uomini d'affari che sono lontani da casa tutta la settimana e che quindi hanno bisogno di ritrovare, proprio per questo, perché non sono a casa propria, un ambiente molto familiare, molto accogliente. Ed è quello che per noi è importante, che il cliente ritrovi qui al Villa Malaspina, quindi un ambiente familiare dove possono rilassarsi, trovare persone che le accolgono con calore e anche trovare un ristorante, una cucina che offra da piatti sicuramente elaborati e particolari, ma anche piatti molto semplici, tradizionali, che li facciano proprio sentire a casa loro. E questo, diciamo, che è il nostro obiettivo principale, se possiamo dire così, insomma. Tante persone che vengono dall'estero e che cercano una vacanza rilassante, però anche, come dice lei, uomini d'affari, perché voi avete anche un centro congressi. Certo, abbiamo molte sale congressi e qui quindi molte aziende vengono proprio per questo motivo, per fare convegni anche di un certo livello. E quindi chiaramente da questo punto di vista è più importante, più forse che l'accoglienza e il calore, è proprio l'efficienza. Quindi qui si può trovare sia l'accoglienza, l'uomo d'affari può sentirsi a casa propria, ma nel momento in cui ha esigenze quindi tecniche diciamo di creare un ambiente consono al loro lavoro, lo trovano, perché le nostre sale meeting sono comunque molto grandi, sono molto accoglienti, sono dotate di materiale tecnico sicuramente all'altezza delle esigenze di qualsiasi azienda e quindi cerchiamo, diciamo, di rispondere alle esigenze di tutti, insomma. E i nostri clienti di solito sono contenti, insomma, ecco, diciamo che abbiamo un ritorno molto positivo anche da questo punto di vista.